tornati qua su Twitch oggi a fare un'altra live con Subnautica Blue Zero, ragazzi. Vi aspettate un secondo, solo un secondo, che parto con le condivisioni, poi attivo la webcam e partiamo con questa nuova avventura. Allora, come prima cosa, ragazzi, vi chiedo gentilmente se riuscite a condividere innanzitutto le live che faccio e andare nel profilo. C'è il link di YouTube, la pagina Preda Channel in cui posto informazioni generiche sul mondo del gaming, le più importanti dalle maggior parte delle testate giornalistiche che si occupano di queste notizie, e la pagina YouTube dove vi chiedo se volete mettere un bellissimo pollicione, iscrivervi al canale e condividere anche il materiale. È fondamentale che voi condividiate con i vostri amici, parenti, fratelli, i video, insomma, un po' tutte le cose del mondo Preda Channel e Axel Preda. Detto questo, continuiamo con l'ultima volta che ci siamo fermati alla partita di un'ora, se non mi sbaglio, hanno fatto due. Stavo dicendo, abbiamo fatto il Seatruck, quindi direi un attimo di andare in esplorazione col Seatruck, anche perché perché dobbiamo sbloccare, se non ricordo male, scanner. Eh sì, perché abbiamo la taglierina, abbiamo un sacco di cose, ma non abbiamo l'oggetto da costruzione. Abbiamo una bombola, attenzione. Allora, sta dicendo bombola di iodio standard, vetro 2, titanio 4 e minerale d'argento 1. Ce la facciamo già a farla. Diamo di vetro, bombola potenziata e bombola capienza elevata. Ok, la devo averla già equipaggiata, perfetto, sì. Acqua ce n'è, pesce ce n'è. Ottimo, dai. Andiamo, torniamo dove era. Attacco stazione Delta. Scorte di emergenza. Ecco, andiamo alle scorte di emergenza un attimino col Seatruck. Poi ci sono anche i potenziamenti da mettere anche qua, come nel capitolo precedente. Non ho trovato i pezzi del ciclope. Non lo so. Vediamo, magari non c'è qua, che ancora non ho visto niente che parla di ciclope. Ah, scorte di emergenza, però io per il costruttore, dov'è che posso andare? Questo di qua, eccolo. Faccio un buco, c'è anche altra roba. Allora, facciamo una bella roba. Ci mettiamo più in. Mannaggia! Sì, occhio a non romperlo. Ci mettiamo qua. Esatto. Allora. Ok, dobbiamo, sì, dobbiamo trovare altri pezzi lì, c'è un pezzo di qualcosa, però ho sentito anche. Questa piattaforma mobile, peccato, ce l'abbiamo già. No, devo trovare principalmente il costruttore, dobbiamo farci un buco dove ficcare la roba, sostanzialmente, però. No, buono! Però il problema è che è enorme sto posto. L'ossigeno è quello che è. Il gatto mi si sta arrampicando sulla gamba! Buongiorno, piccolino cucciolo, c'ha 3 mesi. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Eh? Vuoi giocare? Ma io devo fare la live, mi devi lasciare in pace. Mi devi lasciare in pace. Passing 100 Ho meters, passato i 100 this metri, lo new so. technology Gentilissima per exhibits avercelo data signature detto. that Che strongly cazzo è correlates questo? with the previously Analizza reported distress artefatto column. e architetti. Interesting. How about I can use this new data to Scommetto che tu identify possa where the questi core mezzi was per coming from. scoprire questo segnale. Allora, questo l'abbiamo scoperto, va bene, ma lo volevo scoprire anche. Mi sto perdendo? No, ma. Un attimo, perché è lì? Ma io l'ho lasciato qua. No. Che è successo? Ah sì, sono uscito da un altro buco. Dov'è? Scusatemi, scorta d'emergenza, no? E il Seatruck? Ah, è qua sotto, ok. Allora, iniziamo a prenderci un po' di sale, qualche pesce. Ehi. Dai, buono. È mio. Queste ci fottono le cose, te lo dico. Sud-est, a sud della. Aspetta un attimo, sul sud-est hai detto? Sul sud-est della capsula. Ma mi sa che dobbiamo dirigerci sul sud-est. Fammi prendere un pesce. Devo allontanarmi da questa zona, andare a farmi del cibo. Fammi la bussola e andare a prendere questo costruttore, così ecco, mi devo fare degli armadi sostanzialmente io. Allora, vediamo se abbiamo quell'argento. Credo di sì dall'ultima scorta che abbiamo fatto, se no andiamo a vedere se rispawnano le risorse. Mi sono sempre chiesto. Allora, bussola, 2 di argento, filo di rame. Andiamo sul sud-est.
Allora, stavamo dicendo, facciamo sta benedetta bussola. Sud-sud-est, hai detto, 250 metri circa. Sud-sud-est, un po' di cibo ce l'abbiamo, dell'acqua, la facciamo strada facendo. No, perché non l'abbiamo ancora. Va bene, grazie, Cristo, grazie, così almeno facciamo tutto rapidamente. Abbiamo un supporter, abbiamo il copilota. Attenzione, copilota del Sea Track. Allora, la capsula è qua, sud-sud-est, est-sud-est, sud. Ah, verso l'attracco della stazione, ma non è sopra? Sai che sopra poi c'è... È lì? Qua sopra? Ah, qua sopra dobbiamo esplorare, perché l'altra volta l'abbiamo visto, ma ha detto teniamocelo per un'altra volta. Speriamo cosa qua un attimino, va, magari trovo qualcosa di... Vediamo cosa c'è qua sopra. Ah, questo si può analizzare, che è? Frammento... Ah, sì, le sue minerarie. Però l'avevamo già scoperto. La scrivania può sempre essere utile, però fa un po' freddino, fa lievemente freschino. Un razzo, un cibo, nulla di utile. Questo non si può fare niente. Io inizierei ad andare in acqua perché fa veramente freddo. C'è un pesce buggato. A posto, ma questa cos'è? Una gabbia di squali, attenzione. È una gabbia di squali sostanzialmente, con un tubo che si è pure staccato. 2.13, ma devo dare un'occhiata che ci siamo. In fondo magari che ha avuto qualcosa di utile, no, siamo già passati perché comunque abbiamo preso sostanzialmente tutto. Sostanzialmente verso di qua, sul sud-est. 200. Pessimi rumori. Oh, basta. Boh, mi immergo qua. È qua, eh? Sto infame, mica ti ho visto. Via, 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 via come i porci. Sotto qua c'è una struttura. A chi? Ah, che profondità! Ma qua siamo già stati, eh. No, qua c'è la... c'è il coso. Devo entrare dentro? Ah sì, dentro non so... Eccolo! Dentro non sono mai entrato io. Ho sempre fatto... L'ho sempre analizzato dall'esterno. Warning, passing 100 Niente meters. Oxygen preoccupare. efficiency decreased. Tranquillo. Oh, possiamo ovviamente costruirci una benedetta casa decente, almeno con degli armadi, delle scritte, qualcosa che si capisca. Niente abusivismo con le cassette fuori dalla porta. Non facciamo cose da zingari. Pirattore. E questo quando ho sbloccato, scusami. Grande Criceto! Grande Criceto, così ti voglio, Criceto. Sei super curioso, vedi che la curiosità è utile nella vita. Se uno è curioso, trova le cose. Criceto curioso! Stavo dicendo, a posto, allora, abbiamo trovato. Andiamo a farci a questo punto una strutturina, qualcosa. Tanto, titanio lo troveremo, lo troveremo. Scusatemi, eh. Tipo, per questo non mi chiede il microprocessore, mi chiede della merda, eppure è un attrezzo. Anche per questo mi chiede della merda, eppure è un attrezzo che dovrebbe avere una sorta di. E questo mi chiede il microprocessore. Il microprocessore era due lastre oro e filo di rame. No, le lastre ce l'ho qua. Però comunque ci manca l'oro. Andiamo a vedere nella nostra cava se è rimasto qualcosa a questo punto. Ah, non ho mai visto la formazione di una stalattite, ma com'è interessante. Qua mi sembra di no. Warning, maximum depth reached. Oh Hull cazzo, oh damage cazzo, imminent. oh cazzo. Scusa, scusa, non volevo, non volevo, non volevo. Allora, usciamo da Warning, sta... passing 100 Scusate, meters. 100 metri lo so, grazie a Oxygen sto efficiency decreased. piffero. Prendiamo sta cosa. Cosa ho sbloccato? Non mi sono reso conto. Ah, la maschera, il respiratore, questo ci può essere utile. Il respiratore cosa serve? Vediamo. Vediamo, ok. Allora, fibra di vete dovrà prendere come se noi con abbiamo da buttare cavetteria, quindi si serve sempre l'argento che non abbiamo e l'oro, che anche quello scarseggia. Problema finché non abbiamo una base non possiamo. Cos'è sta roba? C'è qualcosa che si illumina qua, raga. Se fem, vado, aspetta che riprendo una boccata d'ossigeno perché non posso andare. Non posso andare con questo. C'è qualcosa che si illumina. È tipo come i gatti, no? Quando si mette a illuminare. Aspetta che vado, eh. Cos'è sto rumore? Cos'è? Ma cosa sarà mai? Ma cosa sarà mai? Cos'è? Non l'ho mai visto! Adesso me la... Dopo li fai te, eh? Aspetta, spieghiamo sta cosa che ce l'abbiamo. Satellite power critical.
Hello? Is someone there? In the Monroe speaking. We're running out of time. Fa sempre un certo senso, eh. What is all this? Fa sempre. I can help you better if you show yourself. If we could show ourselves, we would not need storage. You mean you don't have a physical presence? Are you one of them? An architect? Storage medium identified. We will be lost unless we find a new host. Can you help? Can you use my PDA for storage? You were not with the group from before. Your cybernetic components failed their signal. Terra? No, my equipment is ecco il cubetto. It will have to do. A posto, quindi sostanzialmente ha bisogno. Sarebbero gli architetti. Che carino il cubetto! Sarebbero gli architetti. Però come fa a parlarci nella mente? Scusa un secondo. Allora pigliamoci i cubi. Ok. How long have you been stored here? Our data can be downloaded from the terminal. We may speak more once the transfer is complete. Scusami, zio. Yes, okay. Hurrying. Che devo fare qua? Storage medium accepted. Place from chest. Lei così col braccino, no? E il mio! È lì per terra! Solo! E vaffanculo, un cubo che parla! Sti cazzi! Trasferimento completato, dentro di me! Abusatore! The facility identified hospitable capacity within your cerebral cortex. You are in my head? I offered you my PDA! Sei dentro la mia testa! Does your kind perceive a boundary between cybernetic and organic components? My mind is not a component. You sound angry. We will allow you a moment to process. Sti cazzi! È come essere violentati da un grosso cubo. Che poi sì, esattamente, per lavarsene le mani, tanto non esisto. That's the explanation. It's not happening. Delitto perfetto. Allora. Niente, siamo stati penetrati malamente da questa roba aliena che ci ha, infilato. Cosa stai facendo? Ah, mi sono posto a analizzarlo. Dai, fermo che ti analizzo. Se mi dici cosa sei. Me l'ha messo nel nel cubo. Analizziamolo. Ok, fermenti del cubo. Sebbene la civiltà non avanzata abbia cercato secoli di sviluppo con successo tecnico e evoluzione del cervello completo, pare che la razza degli architetti abbia costruito una piattaforma per riuscire a ottenere questo santo graal della tecnologia di prolungato della vita. Ma poi a lungo da leggere ce lo leggeremo. Magari uno lo mette in pausa, perché poi tagliamo, lo mettiamo su YouTube, uno si mette in pausa e se lo legge. Comunque, abbiamo capito che è questo cubetto che manteneva la mente di questo precursore, di questo architetto. Architetto, cioè. Parliamoli, come gusti ci sarebbe da dire, eh. Io avrei fatto un po' più di colore, un po' più di, insomma, facciamo stare. Eccoli, ciao piccolino, tu non fai del male, vero? Se io ti colpisco, tu non reagisci, vero? No, non reagisci, scappi, va bene. Posto, io che c'avevo paura. Seriali, via. Why do you keep saying we? E quanti siete entrati dentro di me? We do not think of ourselves as individuals. Ecco. Distinct. Why don't you start by telling me who you are? You may append your seed code to my species designation. Please call me Al. My whole life I've been dying to meet a sapient spacefaring alien up close, and you're telling me your name is Alan? Is it insufficient? No, it's fine. It's perfect. Where are you from, Alan? Your kind calls us architects. A precursor race? But what are you doing here? That is a long story. Perhaps you would prefer to focus on the construction of a new storage medium to which I may transfer. Yes. Fine, absolutely. How do we get you out of my head? I have added the information to your databank.
You will need to find the necessary components. Any idea where I can find them? It is unclear. I have been disconnected from my network for so long, I cannot... Chissà da quanto è qua sto qua, oh. Allora, sostanzialmente dobbiamo costruire il corpo dove poi rificcarlo dentro, così ce lo tiriamo fuori dalle palle. Oro e argento, qua sotto magari. Rame, calcario, rame, argento, ok, due d'argento ce l'abbiamo. È l'oro che... Ecco, aspetta, quello lì è oro, guarda, 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 l'ho trovato, Tiriamo sto stronzetto via, vieni con me. Vieni, vieni, wow, guarda quanto, vieni, 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 tranquillo. Perché esplodono poi? Cioè, non capisco. Perché si suicidano? Visto qua, eccolo. Oro! Attenzione. Adesso prendiamo l'oro, che giustamente c'è il titanio. Qua deve esserci l'argento. Ma giustamente c'è il titanio. 13 secondi. Oxygen. No, è la fine. È la fine. È la fine. È la fine. Dove cazzo? Ok, sono morto qua. Sono morto qua. Mi ricordo di essere morto qua. Posso? Si può morire. Hai ragione! Porco Dio, mi sono messo proprio sotto lì. C'è il fugato davanti. Che sono mongolo. Perché mi drogo per quelle robe lì, insomma. Andiamo a recuperarci il nostro inventario a questo punto. Vabbè, non ho perso quasi niente. Ho perso il titanio, quello che non mi serviva. Sì, sti cazzi, potevo anche non andarlo a prendere. Grande 2. Possiamo fare la circuiteria. Sì. Ciao! Infame! C'è fuori, vieni con me. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Boom. Vediamo se ci vedo zolfo là dentro. Guarda qua che carino allora. Grande mago. Dov'è che è il coso? Andiamo a casa a farci sto costruttore. Aia! Sto costruttore. Ok. Strumenti. E costruttore per habitat. Attenzione. Sì, possiamo farla anche perché io ce l'ho. C'ho una cupoletta da poter fare. C'ho solo tubi. Posso vivere in un tubo. Iniziamo la nostra vita in un tubo. Vabbè, da qualche parte bisogna iniziare. Ma facciamo partire da qua. Con l'entrata vicino alle piantine. Ecco. La nostra casa per i prossimi giorni sarà sostanzialmente questa finché non troviamo. Oh, lo mettiamo di qua. Finché non troviamo un posto migliore, ecco. Risistemo un po' tutto qua. Ma solo titani quarzo c'ho sostanzialmente. Niente, dai ragazzi, prendiamo le cose restanti qua dentro, le portiamo di là, poi chiudiamo la live. E sti cazzi. Bene ragazzi, è stato un piacere. Mi raccomando, condividete, like, andate sulle pagine Instagram, Facebook, andate ovunque. Ci vediamo tra pochissimo, Criceto, con Subiamo TK1 e tutte le varie cose. Buon pomeriggio, buona continuazione, alla prossima ragazzi.